Adesso stanno facendo la diario di una riversa in tedesco, hanno chiesto i diritti, eccetera, perché è molto amata anche all'estero. Questo libro, ma c'è una mostra, c'è tutta una serie di cose che abbiamo fatto, hai capito? Insomma, ce n'è di roba, non finire. Questo è un libro uscito un po' di anni fa, ancora quando c'era Merini, si chiama Ultimo Atto d'Amore. Già negli anni, diciamo, gli anni 70, già anche prima, ma comunque negli anni 70, lavorando nel mondo dell'arte, ho lavorato molto con gli artisti, ho lavorato con, non so, Pedro Curtuso, Vespignani, poi Eddie tutti, Warhol. Andy Warhol, con tutti, con Bai. Ma infatti ripartiamo da capo. La cosa più difficile è il montaggio video. Questa si chiama Cracker Art, giusto? Crackerà. Qui è la Merini stesa sul suo letto. Ah, ne ho viste diverse di queste Sì. E fotografie. poi c'è la Merini solita, classica. Sono io che l'ho voluta, mi fa ridere il moralismo della Sì, gente. sì. La Stupenda. Crackerà, che è una tecnica che praticamente abbiamo realizzato io e Linda insieme. Anche lei si dedica un po' a fare delle cose dedicate alla Merini. Linda, Oh, questa foto più non l'avevo mai rilassata. vista. Guarda, c'è dentro la donna che ti accompagna, le volte. Era molto invidiata dai poeti suoi contemporanei, perché non è che la amavano moltissimo. Vado con la macchina fotografica, eccetera, e c'erano lì due poeti, fa, ecco, è arrivato il fotografo della Merini. Qui solo a Merini fa. Ed erano un po' gelosa, no? No, veramente sono venuto per Arturo. Eh sì, per Arturo, solo a Merini, c'è solo a Merini. Il discorso è questo, che lei a un certo punto fa questa operazione, mi chiama, mi chiede di fare queste foto nude così alle 7 di mattina, qui ero qua. Ah, vieni, vieni, vieni. Insomma, praticamente io arrivo verso le 11 e poi insomma era presto, non c'era sole, ma era a picco così. Allora la porto fuori a mangiare, andiamo a mangiare così si rilassa un pochino. Poi quando andiamo su, lei entra, va sul letto, si sdraia completamente, si stenuta completamente e io arrivo appena dopo di lei e lei era. Cosa aspetti? Vabbè. Comincio a fare le foto. Tieni presente che io non avevo flash, c'era solo la luce della finestra, perché non ero preparato così tanto come. E ho dovuto farlo, non so, tu che non so che penso che hai usato le macchine fotografiche, quelle a un quindicesimo, un trentesimo, sai, apertura 2.8, sai, queste cose un po' particolari, tenendo ferme più che puoi, sai, adesso magari non si può neanche con queste, però all'epoca dovevi stare fermissimo, E non avevo perché un neanche il cavalletto di niente, respiro però ho per fatto, non so, una ventina, 20, 30 fotografie, tutte così, che lei poi il giorno dopo ti chiamava, è pronta, cioè, non era come adesso, dovevi andare a fare sviluppare da un server, tutto il server, pagare l'urgenza perché questa mi telefonava 30 volte al giorno, sono pronte le foto, dopo io gli porto le foto, lei mi dice, sono più belle di quelle che pensavo, dovevano essere drammatiche ma sono belle e paciose, una roba così, adesso mi ricordo bene. E così con questa storia qua della fotografia del nudo diventa un'icona, no? Lei racconta questa storia, dice che praticamente una sua carissima amica della stessa sua età è stata uccisa a pugnalate dal marito geloso che aveva l'età della Merini. Cosa succede? Che ogni giorno, poi va sui giornali, si vede sul Panorama, su televisione, insomma un po' dappertutto, vedono questa fotografia e i giornalisti cominciano a telefonare, no? La cosa buffa e anche bella, che lei a ognuno di loro raccontava una storia diversa, così tu non sapevi qual era la verità. Questa è la magia della Merini, no? Ma io dice, Merini, ma come mai? E io devo raccontare quello che sento in quel momento. E io avevo il mio padre, che purtroppo è morto, che io avevo 7 anni, quindi è morto giovanissimo, però lui era tornato dalla guerra, era fatto la guerra, ha portato una macchina fotografica, una Leica.
a soffietto ancora, sai, queste cose un po'. E io che avevo la passione proprio, vedevo che mi piacevano le immagini, no? Le prime cose che facevo con la macchina fotografica, fotografavo la copertina del Corriere della Sera, i particolari. Mi piaceva poi, quando le fotografavo, le ridisegnavo, no? Con una carta copiativa, le ridisegnavo, mi piaceva questa cosa. Quindi è nata proprio la fotografia, l'idea di fotografia. Poi ho cominciato a fare i nonni, gli amici, insomma un po' tutti, ma all'età di 7-8 anni, già mi piaceva la fotografia. E poi quando è morto mio padre, mia madre mi ha messo in collegio a Milano, ero in collegio, ho fatto questo collegio qua, dove si faceva tutte le arti grafiche, dalla litografia alla relegatura dei libri, la tipografia, tutte queste cose qua. Quindi disegnatore grafico, ho fatto 3 anni di disegno grafico, quindi mi piaceva molto il disegno. E poi lì, insomma, praticamente mi piaceva ancora fotografavo gli amici, eccetera, anche se insomma era un po' difficile perché non volevano la macchina fotografica in quei tempi. Comunque io esco dal collegio e vado a lavorare in uno studio di un artista che gli riempivo i quadri, insomma lui faceva i quadri abbastanza geometrici dove io dovevo riempire. E lì ho cominciato a fotografare lui, poi ho fotografato altri artisti che magari, siccome lui ha aperto un laboratorio, io lavoravo in questo laboratorio, quando arrivava Schifano, arrivava, non so, tutti questi artisti un po' particolari, Bai, Fiume, insomma, tutti questi artisti, ho cominciato a fotografarli. Oltre a lavorare, mi piaceva fotografarli. Poi dopo alcuni anni sono andato via di lì e sono andato a lavorare in Via dell'Orso, Milano, via Brera praticamente. In questa galleria d'arte c'era praticamente ogni mese si faceva una mostra, quindi io ero il fotografo ufficiale, no? Quando arrivava qualcuno si fotografava, insomma si faceva di tutto. E per ritornare un po' al discorso della Merini, quando io ero lì a Milano in Via dell'Orso, andavo andavo in un colorificio che si chiamava colorificio non Crespi, quell'altro. Pellegrini. E c'era un signore che era un giovanotto che mi diceva in milanese: se buon notte da fai foto, non sei capace tu di fare le foto, mi prendeva in giro e io prendevo in giro lui, no? La cosa bella è che io dopo un anno che conosco la Merini, molti anni dopo, ho scoperto che era fratello della Merini. Zio. Quella è una cosa meravigliosa, no? E allora, quando poi la Merini ha cominciato a stare male, magari che non stava bene, devo portarla all'ospedale, la portavo all'ospedale e poi chiamavo il fratello e che lui arrivava. Ma Taffea, aveva pazienza con quella donna lì, cioè, non lo diceva in buona aria, perché poi era bravissima, una persona veramente squisita, no? E comunque ci siamo ritrovati dopo tanti anni e si lavorava con Guido Crepax, è venuto una volta anche Pasolini, è venuto Dino Buzzati, è venuto Giorgio Soavi. Una volta, una cosa stranissima, il mio principale di allora mi fa: puoi star qui stasera che viene un personaggio un po' particolare? Io ho detto sì, perché viene a comprare delle litografie, sai, io ero un ragazzo 20 anni, 22, non mi ricordo bene, e arriva questo signore con la Mercedes, con l'autista, eccetera, scendono, mi pare di averlo visto con una donna, con i capelli pettinata un po' così, un po' strana, sai, con i capelli un po' cotonati sopra, questo grigio di capelli così, mi pare di averlo, ecco, io faccio le foto, perché il mio mestiere in quel momento lì, praticamente era un Asse e la Callas. Parlando anche di Linda, lei anche quando già era piccolina, noi avevamo un laboratorio che non era qua, era nella cascina di mia nonna, era un piccolo spazio, perché io dopo che sono andato via da dove lavoravo ho aperto una piccola attività, stampavamo noi così, e lei veniva sempre anche da piccola, e allora io gli facevo fare le litografie, gli facevo fare le incisioni, facevo fare quello che a lei piaceva poi tra l'altro, perché poi si vedeva che aveva passione. Quindi lei si è appassionata, ha cominciato a fatto, cos'è che ha fatto? Liceo artistico, poi ha fatto l'Accademia di Brera, quindi è nel campo assoluto, insomma, voglio dire, questo è quello che ci fa. Ci sei cresciuta in mezzo a questa. Poi vedi che fa, sì. Poi
ha cominciato anche a fare delle cose anche molto incollato. Divertenti. No, non sono incollato però. Il risotto di Alda. Il risotto di Alda. Sì, mi diverto a fare prendere le ricette, illustrarle, ricette culinarie e poi illustrarle. In questo caso ovviamente la Mirini amava molto il risotto. Allora ho messo tutti gli ingredienti anche qua. Insieme. Poi quella lì è con le cime di rapa. Le orecchiette. Le orecchiette alle cime di rapa, perché avendo vissuto anche a Taranto, lei le amava anche quelle. E poi si diverte anche a fare queste cose qua, vedi? Frida Kahlo, ricette, eccetera, eccetera. Sì, infatti poi ho dedicato anche un foulard a Frida e Alda, perché comunque avevano molto in comune, era un po' più una personalità molto affine, no? Sì. E in mezzo ho messo una bellissima frase di Frida, che vedi com'è, che era solita pensare di essere la persona più strana del mondo, ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci deve essere qualcuna proprio come me che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te. Frida Kahlo, stupenda, ci sta perfettamente tra loro due. Sì, sì, ci sta. Quindi abbiamo, essendo lei qui, insomma, ha respirato anche molto l'aria anche all'epoca, perché tieni presente che noi eravamo in 12-13 persone qua prima, adesso siamo in 4, ma all'epoca forse anche di più, anche 15. Facciamo libri per Franco Maria Ricci, per Poligrafico dello Stato, abbiamo fatto migliaia, no, perché sono complicati, perché un libro dura anche 6 mesi, un libro da noi, fatti in 250 esemplari, quindi dura parecchio tempo. C'è tanto lavoro. Abbiamo fatto l'Apocalisse, abbiamo fatto la Divina Commedia, parlando della Merida di Marilyn. A un certo punto, appena dopo gli anni 90, vado un giorno dalla Merini e gli chiedo, ma scusa Merini, ma secondo te cosa ne pensi di Marilyn? Lei mi guarda e mi dice, sai che la Marilyn è una donna che ha sofferto molto d'amore come me. E allora mi chiedono una poesia, mi fa una poesia, poi me ne fa un'altra. Cioè, praticamente mi ha fatto circa forse 20 poesie dedicate a Marilyn, di cui 10 sono state pubblicate. E sai, io volevo conoscere la Marilyn, e gli ho detto, guarda, cercherò di fartela conoscere. E siamo diventati amici così, no? A un certo punto la porta della Marilyn, e lei mi fa, ancora le donne, mi continui a portare le donne. Allora a un certo punto chiede le sigarette e un caffè, io ho detto, trovo il modo che vado via, almeno lei socializza. In effetti la Serena Ferrando ha detto che quando io sono andato via è riuscita a essere molto più cordiale, eccetera. E lei ha detto che la sua tesi di laurea, che aveva scritto fino allora, l'ha buttata via, e ha riscritto la tesi da capo, perché non aveva più senso quello che aveva scritto senza conoscerla. Questo libro è nato praticamente un giorno che ero a casa della Merini e mi dice, voi non dovete curiosare nella casa della Merini, nella casa dei poeti. E così facendo è nato questo libro bellissimo con lei e ho cominciato a fotografarla in casa. Nel giro di praticamente di qui c'è una prefazione di un critico d'arte e poi c'è la Merini sempre dentro nella sua casa. In un giorno solo ho fatto tutte queste foto, però ho raccolto nel frattempo le poesie che la Merini mi ha dettato, a voce, vedi, hanno tutta questa atmosfera un po' particolare. Questa è la bellezza di questi, capito? Questa è la Merini da giovane. Alda Merini, Giuliano Grittini, Enzo Maio, che è una mostra molto bella, interessante, in tre, che è questa, con un testo bellissimo di Roberto Vecchioni,
Insomma, c'è tutto un testo bellissimo e c'è una serie di sequenze di immagini della Merini, vedi? Poi qui abbiamo tutti i lavori fatti in questo laboratorio, qui è con Philippe Daverio, qui sono nello studio della Casa Museo Merini, ho fatto una mostra lì, ho fatto più di una mostra. E queste sono tutte le. Questa è Linda che lavora al Tokyo, che è praticamente il mio braccio destro assoluto, perché se, ecco, questa è ad esempio quella scultura enorme, sono 7 metri per 7, poi ho fatto anche sculture luminose, un po' di cose fatte. Queste sono le mie opere, basate sulla modernità, sulla pop art, però vedi anche in queste piccole opere. Si fa per dire, perché è grande, 70x70, ci sono le scritte del muro della Merini, perché io l'ho fotografato tutto e molte volte nel libro, nei miei quadri, metto le scritte del muro della Merini.